Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi giochiamo la finale di Champions League contro il Manchester City in quest'ultimo episodio della carriera allenatore con il Tottenham. La formazione al 100% titolare, ve la faccio vedere al volo. Ovviamente c'è Lamela al posto di Moura perché Moura è infortunato. Comunque, impostazione di gioco, 5 minuti, leggenda come sempre. Adesso iniziamo questa finale. Eccola, la coppa che ci aspetta. Allora, visto che farò vedere tutta la partita, non mi perderò qua a vedere, diciamo, le facce dei giocatori e direi subito di iniziare. Ok, Dele Alli. E ne dribbla uno, due anzi. Poi bloccato però da Zinchenko. Ancora Dele Alli. La palla è per Kane. Kane, la finta. La dà Son. Se la porta sul destro. Va Son! Niente. Blocca la porta. Adesso è il contropiede con Thiago, che la dà a De Bruyne. Ci saranno ragazzi che tagli solo quando uscirà la palla o cose così. Gioca Cancelo. Lancia Bernardo Silva. Lo va a riprendere Son. Fuori. Ok. Allora Son. Vertonghen. Lo Celso. La dà a Kane. La prende Kane. Poi bloccato però da Sons. C'è Thiago per De Bruyne. Ancora Thiago. La palla è per Aguero. Ah no, niente, attenzione a Thiago. Aguero, il tiro! Miracolo di Lloris. Calcio d'angolo per il Manchester City all'ottavo minuto. Bernardo Silva in mezzo, esce Lloris. Il pallone è andato giù. La può prendere Son. Ah no, scusate, scusate, era Lamela. Ok, Thomas Partey, attenzione. E poi ok, ancora, Lamela. No, ho sbagliato, va bene. Cavolo, ho sbagliato. Fuori gioco? Ok. Lloris. Alderweireld. La dà Goresca. No, niente, la palla per Dele Alli. Attenzione a Thomas Partey. Thiago torna indietro. Può darla a De Bruyne. La dà Aguero. Ancora Thiago. Bernardo Silva in fuorigioco ancora. Alexandro verso Vertonghen, che la mette allo Celso. La dà Kane di tacco per Goresca. Ancora verso Kane. Dele Alli. Parte Son. Dele Alli prova a servirlo e lo serve. Ederson si sposta, va bene. Son, no, bloccato. Adesso il contropiede del City con Thiago. Silva, gioca Cancelo. Ancora Thiago. Ragazzi, non so come difendermi perché Aguero e De Bruyne sono un sacco pericolosi, quindi non voglio far uscire i centrali, ovviamente. Ok, Son, adesso no, ho sbagliato. Perché non ho dato alla mela più forte? Zinchenko, cambio di gioco verso gioca Cancelo. Che dà Bernardo Silva. Alexandro è scivolata. Riesce a bloccarlo, no? Ancora, gioca Cancelo. Thiago. La prende Lo Celso. Adesso è il contropiede del Tottenham con Dele Alli. Goresca nello spazio verso. Dai, perché? Più forte. Kane. Dele Alli. Ancora verso Kane. La palla che rimane là. E niente, non riesce a darla Dele Alli poi. Scusate, la mela a Kane. Ora in Manchester City in contropiede. E con Bernardo Silva. Dietro a Gio Cancelo, ancora Silva. 1-2 tra Gio Cancelo e Silva. Thiago lancia Silva. Va Vertonghen in scivolata, prende palla, non c'è rigore. Ok, adesso il contropiede. Vertonghen. E Son, Dele Alli. Di prima verso Kane col sinistro. Va Kane contro Stones. Kane. Non so chi darla da dietro. Lo Celso. Goresca. Dele Alli. Ancora Goresca, la palla per Dele Alli che tira! E arriva il gol del vantaggio di Dele Alli. Riprende la partita con il vantaggio del Tottenham. No, adesso è il re di Goresca, va Silva. No, perché non ha messo il piede? Oh, Aguero, prova un pallonetto. Io ho visto fuori dai pali. Però poi la blocca. Ogni tanto, ragazzi, mi fermo anche per far riprendere le corde vocali. Perché a fare la telecronaca tutto il tempo mi partono. Ok, adesso Kane. Vuoi partire a Stones? Prova il tiro col sinistro, calcio d'angolo. Son la mette verso Alderweireld fuori. Non ci credo, era un bel colpo di testa, dai. Forse l'ho fatto un po' troppo potente. Adesso gioca Cancelo. Gli ruba il pallone Kane. Kane la grossa verso la mela, perché io l'avevo messa a Goresca. Comunque Bellerin. Punta Thomas Partey, però da Dele Alli, che la mette a Goresca, ancora, Dele Alli, no, no ragazzi, qua ha fatto un miracolo Ederson, fidatevi, l'avevo angolata benissimo, non ci credo,
Batte la mela. Verso Goretzka. Niente adesso. Dai, prendi la del Valiad. Ok, buono. Col destro in mezzo. Mano. Forse ho visto male, va bene. Alexandro. Verso Leon Goretzka ancora. Goretzka. Prova una finta su De Bruyne, ma perché ho fatto la finta? Esce Lloris. Da Alexandro. Dele Alli. No, prende il pallone Diago. Poi falla il nostro. Certo. Vertonghen. Lo Celso da Dele Alli. Ancora. Kane. E parte. Kane. Calcia col destro palo. Non ci credo, non ci credo. Ora è il contropiede del Manchester City. Non è vero, ricomincia dietro. Gioca Cancelo. Ok. Gioca Cancelo. Cambio di gioco verso Zinchenko. La può dare in mezzo, lo fa. De Bruyne. Sterling è fuori gioco, ok. Ancora De Bruyne. Verso Sterling, che la dà Agüero. Il cambio di gioco verso Bernardo Silva, che la mette dentro la sua terra. Bellerin salva, ma perché l'ho data in mezzo? Sono proprio stupido. Però mi sono salvato. Adesso Lo Celso, potente verso Son. Bloccato il pronto del gioco Cancelo e finisce così il primo tempo, in vantaggio. Inizia il secondo tempo, possesso per il Manchester City. Gioca Cancelo. Bernardo Silva, sempre dietro. Son, no, ancora gioca Cancelo. Ruba il pallone a Son. Poi Silva. Occhio Agüero. Ragazzi, io pronuncio Agüero, però credo si pronuncia Agüero in realtà. Cioè Nava pronuncia sempre Agüero. Comunque. Poi dice il Kun Agüero. Il Kun io dico il Kun. Però credo sia Kun, è giusto. Occhio adesso a Sterling. No, 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 che okay, meno male. Meno male che non è cascato Sterling. Però ragazzi, io non avevo fatto così l'intervento. Cioè, c'è andato. Se l'è fatta passare sotto le gambe. Comunque adesso Dele Alli. L'alza verso Kane. Stones blocca tutto. L'attacco di Son e niente. Thomas Partey. Dietro a De Bruyne. Bellerin di testa. Non arriva il pallone a Sterling. Ok, la mela. Potente verso Bellerin contro Zinchenko. Perde il contrasto ovviamente, ma vabbè. La mela riprende. La mela, ragazzi, non dura più di un tempo comunque. Infatti, Bergwijn è buono perché comunque ha un po' di resistenza, diciamo, un po' di più rispetto alla mela. Dove andrò a vedere un attimo le statistiche. Adesso la mela verso Dele Alli. Dele Alli, parti Dele. La palla è per Kane. No, no, non ci credo. Dopo vedrò le statistiche comunque dei giocatori, cioè i gol e tutte queste cose qua. Ovviamente vedrò solo quelli più importanti, non tutti, tutti. Ok, tipo quelli fuori rosa non è che li andrò a vedere. Ok, adesso cioè certi sì, tipo skip così li andrò a vedere. Però alcuni no. Adesso Thiago, Agüero, Thomas Partey, verso Sterling, ancora Partey, Sterling, no non ci credo, Zinchenko, la mela, poi prova a spazzare la palla, Lo Celso non la prende, occhio Agüero, la palla è per Sterling, miracolo di Lloris ci salva, poi ancora la palla là, non può vincere il contrasto Agüero con Alderweireld, ma dai, ok Zinchenko, la mela è scivolata, la mette in fallo laterale. Fuori la mela, dentro Bergwijn. Comunque ha 83 di resistenza, Bergwijn. E la mela ha 87, 77, scusate. Ho messo Bergwijn alla destra. Anche nonostante non mi piaccia, voglio provare, magari riuscirà a far bene almeno in questa partita. In questo ruolo. Ok, Bergwijn. Non la do a Kane perché Bergwijn è più fresco, più veloce. Bergwijn. E ancora. Prova il cross col destro. No, non ci credo. L'avrei dovuto fare un po' più forte dietro verso Dele Alli. Ok, allora Goretzka. No, l'ha data Bergwijn. Laporte. De Bruyne. Scusate, non vi ho fatto vedere un po' di minuti. Comunque ora ci sono. Alexandro. La dà Son. Verso Dele Alli. C'è Bergwijn dall'altra parte. Dele Alli. La dà Kane. Kane. Potente verso Bergwijn. Perché non gli ho data alta? Ho provato con R1 invece che con L1. Vabbè, ho sbagliato. Audero. Sì, Audero, scusate. Sì, Audero è il portiere del. No, Ederson, scusatemi, ho letto Agüero, poi mi sono confuso. Ok, adesso. Silva, stoppa fuori però. Devo fare due cambi. In difesa però perché. Siamo all'82esimo. Allora, fuori Vertonghen, dentro Sanchez. Dai, ok. Vertonghen per Sanchez e Sessegnon.
per Bellerin. Ho fatto vedere il più possibile di questa partita, avrò saltato quei 10 minuti se non sbaglio, e comunque ho fatto vedere tutto, dai. Allora, Sessegnon. Parte lui, appena entrato. Sessegnon la mette col destro dietro verso Dele Alli. Col destro fa 2-0 Dele Alli, doppietta per lui. Non possiamo farci recuperare. Assist di Sessegnon appena entrato. Dele Alli controlla, esterno destro, rete. Riprendiamo sul 2-0. Ok, parte. De Bruyne verso Bernardo Silva. Ah, ragazzi, sapete, non ho visto lo stadio. Comunque, adesso Otamendi. Scusate, Bernardo Silva. Adesso Otamendi. Foden. Bernardo Silva di tacco. C'è Agüero, arriva il cross. Sterling. Mamma mia, Lloris. Ci ha salvato. No, ragazzi, è finita. È finita. Goresca. Dai, alla potente. No, ragazzi, Goresca. È stanco, sì, è stanco. Comunque, è stato titolare praticamente tutte le partite. Avevo staccato le cuffie per sbaglio, ma adesso ci sono. Sta per finire. Possiamo fare il tris. Bergwijn. Kane. Il velo. La palla verso Dele Alli per la tripletta. No, Stones. Ma è finita, ragazzi. È finita. Vittoria. 2-0. Adesso andiamo ad alzare la coppa. Eccola ragazzi. Lloris, pronto ad alzarla. Ok. Olè! Non so per quale motivo sparisca il tifo durante, diciamo, l'alzamento della coppa. Ma adesso c'è la musichetta in sottofondo, sentitela. I tifosi che esultano. Per la vittoria di questa Champions League. Intervista allora. Eravate davvero così sicuri di vincere? Beh, in realtà no. Ammetto, siamo dei veri professionisti. Poi, le è piaciuto Bergwijn? Non ha fatto niente. Mettiamo, merita tutti i complimenti. Poi, allora, grande prestazione delle ali oggi. Ha qualcosa da dire a riguardo? Ali è stato straordinario. Thank you. Grazie, adesso controlliamo subito le statistiche dopo la vittoria di questa Champions League. Allora, Lloris, 65 presenze, do anche un voto, 65 presenze, 30 reti inviolate. A Lloris do un bel 9, anzi 8 e mezzo. Poi Gazzaniga, diamo 2. Marino, per quel poco che ha giocato io voglio dare un 5 e mezzo, perché no? Poi Alexandro, io darei un 6, nonostante in 37 presenze abbia fatto 0 gol e 0 assist. Secondo me in difesa è stato essenziale, si può dire. Poi Davis, 44 partite, 7 gol e 7 assist. Allora io a lui darei un 6 come ad Alexandro, sinceramente, perché con me non ha mai fatto niente, solo nelle partite simulate. Tanganga ha fatto 2 presenze e basta, quindi non posso dare più di un 3,5, facciamo così. Foyt, 25 presenze, 2 gol e 3 assist e 10 reti inviolate. Perché non dare un 5,5 a lui? Diciamo che ha giocato nella formazione di riserva, è entrato ogni tanto in partita in corso con quella titolare. Non ha fatto tantissimo, però ci può stare. Poi Sanchez, 28 partite, un assist e basta, basta, però è stato per me essenziale in difesa quando entrava, quindi io a lui do un bel 7. Alderweireld io darei un bel 10, perché lui secondo me in difesa è stato il migliore. 58 presenze, 3 gol, 1 assist e 25 reti inviolate. Vertonghen anche a lui un 10 meno, facciamo un 10 meno a Vertonghen. 47 partite, 4 presenze e 0 assist, ma 17 reti inviolate. Bellerin, un po' deludente lui, ma anche tutti i terzini secondo me sono stati deludenti. E 41 partite, un gol, un assist e 16 reti inviolate. Però voglio dare un 6 come ad Alexandro, dai. Aurier, che ti devo dire? Ha fatto 29 presenze, 0 gol e un assist. Hai dato tanto perché comunque corri, anche in difesa facevi su e giù. Non posso darti più di 5 però, mi dispiace. Perché secondo me sei forte. Comunque ha fatto 12 reti inviolate, sei stato anche utile. Poi è arrivato Bellerin e quindi ti ha levato il posto da titolare.
Adesso passiamo al piccolo Skip. Oliver Skip, 3 presenze, 2 assist. Per quel poco che ha dato, io voglio anche arrivare a un 6 per lui. Quelli che hanno giocato poco, oppure che non sono stati titolari, do diciamo un voto in più, visto che hanno giocato di meno rispetto agli altri. Eric Dier ha giocato pochissimo, però io gli posso dare anche un 5. 9 presenze, 1 assist e 2 reti inviolate. Calcolate ragazzi che Dier non ha mai giocato una partita iniziando dall'inizio, se non sbaglio, eh. Comunque in quelle 9 partite è entrato sempre dopo, anche con la formazione di riserva. Adesso passiamo al nostro, mamma, al nostro numero 7, Heung-min Son, 69 presenze, 35 gol, 16 assist e 28 reti inviolate da esterno, va bene? Però io un 10 a lui lo do, ah, un 10 a Son va dato. Sessegnon, 14 presenze, 2 gol, 3 assist e 2 reti inviolate. Secondo me è stato molto forte, cioè molto bravo, utile. Quindi io un 7,5 tra Sessegnon. Fernandes, 8 presenze, 2 gol, 0 assist e 2 reti inviolate. Posso dare un 6 a lui, perché no? Lo Celso, 40 presenze, 3 gol, 8 assist, 10 reti inviolate. Darei un 7,5 anche a lui come a Sessegnon, nonostante non sia stato molto decisivo in attacco, in difesa ha fatto bene. Ricordo ragazzi che Lo Celso ha giocato mediano, e lui comunque è un COC, CC, COC l'ho messo mediano io. Leon Goretzka, 57 presenze, 8 gol, 7 assist e 22 reti inviolate. A lui ragazzi do un 8. Perché comunque si è svegliato a gennaio, prima non ha fatto niente, però praticamente non ha fatto niente, ma non vuol dire che sia stato proprio inutile. Io darei un 8 a lui. Dembélé, a lui un bel 7,5 come a Lo Celso, perché comunque ha dato del suo quando è entrato, anche lui ragazzi molto forte. Ha corso tanto quando entrava, cioè correva quando entrava, quindi per me un 7,5 ci potrebbe stare. Poi Winks, 27 presenze, 0 gol, 2 assist. Ragazzi, a lui io do un 5,5. Dele Alli, vabbè, subito 10 comunque. 61 presenze, 28 gol, 29 assist, il nostro assist man, quindi il 10 non glielo leva nessuno, e 28 reti inviolate. Adesso Lucas Moura, che purtroppo si è infortunato in finale di Champions, cioè non l'ha giocata per l'infortunio, e 40 presenze, 8 gol, 2 assist e 11 reti inviolate. A lui do un 7, è stato decisivo, anzi un 7 più, è stato decisivo, ma non è che sia stato proprio in tutte le partite decisivo, alla fine in certe partite ha giocato malissimo, infatti ha fatto solamente 8 gol in 40 partite da esterno. Adesso Lamela, che è stato sempre utile quando è stato chiamato in causa, quindi ragazzi, con 39 presenze, 6 gol, 3 assist e non era titolare, ovviamente, io voglio dare un 7,5 alla Mela. Bergwijn, do 5 meno a Bergwijn, 21 presenze, 1 gol, 2 assist, 4 reti inviolate. Per me Bergwijn è stato deludente, molto deludente. Harry Kane, 63 partite, 39 gol, 15 assist e 25 reti inviolate da attaccante, non si sa come 25 reti inviolate, un 10 ovviamente. Adesso Belotti, molto utile quando entrava e non solo, anche nelle partite in cui ha giocato titolare. E 32 partite, 16 gol, 3 assist e 6 reti inviolate, 10 come già detto. Allora ragazzi, io spero veramente che vi sia piaciuta questa carriera, grazie a chi l'ha seguita. Comunque, è finita. Vorrei portare tipo il calciomercato del prossimo anno, poi simulare tutta la stagione in una live. Molto probabilmente lo farò. E adesso con questa schermata io vi saluto e vi ringrazio. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.